Ecco, Don Tullio, vi dicevo, ci manda sempre questi messaggi, no? E questo è molto interessante perché ci dice un po' che cos'è la situazione oggi. Sapete, tutta la storia della filosofia, no? E la ricerca dell'episteme, eh? L'epistemologia deriva da queste parole, episteme, la ricerca della verità, episteme, sopra la roccia, qualche cosa, la verità, la ricerca della conoscenza certa, no? La illusoria, impossibile ricerca della conoscenza certa, ma ormai non conta più. Sta crollando un po' il mondo con questa crisi economica, no? E va bene, noi ci mettiamo qua a parlare di filosofia. La settimana scorsa una signora del progetto Diana mi ha segnalato questa cosa bella che sta uscendo sul Sole 24 Ore, che sono i discorsi dei premi Nobel quando hanno ricevuto il premio Nobel. E allora sul Sole 24 Ore di 10 giorni fa c'erano due commenti che ho pensato di portarvi come introduzione a questa conferenza. Richard Feynman è un Nobel per la fisica, non so raccontarvi bene che cosa ha scoperto perché l'ho letto lì ma non l'ho capito tanto. E però vi dà un'idea proprio dell'attitudine, no? Degli scienziati, no? Questa convivenza quotidiana con l'ignoranza, il dubbio, l'incertezza. Però ne parla con grande entusiasmo, no? Noi abbiamo la libertà di dubitare, no? E questa è nata da una lotta contro l'autorità, la nascita della scienza, no? Galileo contro, no? L'autorità aristotelica della Chiesa di allora. E per conquistarci il diritto di mettere le cose in discussione, di non accettare certezze. Lo scienziato non deve mai accettare certezze, non c'è niente di certo a questo mondo. Naturalmente le conoscenze, quando parliamo della conoscenza, no, noi nella nostra scienza, l'epidemiologia, che è dedicata alla ricerca delle cause delle malattie, sappiamo benissimo che non possiamo arrivare alla verità e dobbiamo sempre avere il dubbio, però sappiamo benissimo anche che dobbiamo agire nella sanità pubblica, quindi dobbiamo a un certo punto concludere, no, c'è una sufficiente prova, no, sul rapporto di causa-effetto per poter prendere delle decisioni, per poter dare delle raccomandazioni di sanità pubblica. Ne parleremo il prossimo mercoledì, quello di aprile, dove il tema è fare un po' il punto sul rapporto sulle cause del cancro. Faremo poi il punto sulle cause del cancro e quindi sulle conoscenze, no? Su qual è il grado di certezza delle conoscenze che abbiamo e quindi il grado di certezza, cioè il grado di confidenza con cui siamo in grado di dare delle raccomandazioni per la prevenzione. Però la nostra responsabilità è di mettere le cose in discussione, no? Io sono molto d'accordo con quello che dice Richard Feynman. Nello stesso numero, nella stessa pagina del Sole 24 Ore c'era anche un articolo di Renato Dulbecco. Sapete, Renato Dulbecco è uno che ha preso il premio Nobel per il suo grande contributo, no, alla mappatura del genoma umano. E guardate come scrive con un tono completamente diverso. La mappatura del genoma umano offre la possibilità di nuove importanti conquiste della medicina, no? Quindi parole molto auliche, no? Molto retoriche. Si produrranno nuovi farmaci, non più empirici, ma progettati per modificare l'azione di geni specifici mirati alle necessità di ciascun individuo, no? Questa è la grande speranza, il grande entusiasmo, la grande illusione, se preferite, no? Della medicina di oggi, no? Che leggendo il nostro DNA, no? Si capisce esattamente dov'è il problema e di che cosa abbiamo bisogno. Individuale. Sapete che la mia unità, cioè il mio dipartimento, cioè il mio ex dipartimento, io sono in pensione, non sono più il direttore del dipartimento, si chiamava Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva.
La prevenzione è l'eliminazione delle cause delle malattie. La predizione è la capacità di dire, no, di leggere la sfera di cristallo e di dire che cosa succederà a te, a te, a te, a te, a te. O che cosa potrebbe succedere, o qual è il tuo rischio. Poi, questo la dice lunga sulla filosofia anche di questa grande istituzione a cui appartengo tuttora, anche se sono in pensione. Hanno voluto cambiare nome, mettere un nome molto più moderno, e il nome molto più moderno doveva essere Dipartimento di Medicina Predittiva per la Prevenzione. Cioè, individualizziamo la prevenzione. Io predico quello che è il tuo rischio e quindi ti do la cosa giusta per la tua specifica prevenzione. E io ero molto contrario a questa cosa qua, perché io so che si può fare prevenzione indipendentemente dalla conoscenza del tuo DNA, no? E allora abbiamo bisticciato molto in questa occasione, però alla fine sono riuscito a mettere, ad far aggiungere una E, no? Quindi adesso si chiama Dipartimento di Medicina Predittiva E per la Prevenzione, no? Così lascia comunque aperto il fatto che si possa fare della prevenzione anche senza predizione. È una questione di scelta, tutti noi possiamo scegliere di fare della prevenzione, senza bisogno di conoscere il nostro DNA. E poi c'era una grande illusione nel DNA. Li conoscete questi due? Questi sono Watson e Crick. Sono due grandi personaggi, erano molto molto giovani quando hanno, 1953, quando hanno scoperto la struttura del DNA, la doppia elica, no? E qui sono fotografati assieme al loro modellino, no? DNA fatto da queste quattro basi, no? Quattro molecole, no? L'adenina, la timina, la citosina, la guanina, e che si dispongono in un modo particolare a fare una doppia, è come un binario arrotolato su se stesso, e ad ogni traversina del binario corrisponde da un lato una A, dall'altro una T, da un lato una G, dall'altro la C, A, T, T, A, G, C, C, G, no? Tutta questa lunghissima sequenza, no? Per 3 miliardi di traversine all'interno del DNA umano. All'interno di ogni nostra cellula c'è un binario lungo 3 miliardi di traversine. Sono 3 miliardi di lettere, queste lettere con cui è scritto il nostro genoma. Faccio sempre questo esempio del, no, 3 miliardi di lettere vuol dire, se in un libro di una pagina, tipo gli Oscar Mondadori, ci sono 3.000 lettere, in un Oscar di 1.000 pagine, un bell'Oscar spesso, ci sono 3 milioni di lettere. Quindi in 1.000 Oscar di 1.000 pagine ci sono 3 miliardi di lettere. Quindi l'informazione che è contenuta nel DNA di ciascuna delle nostre cellule, di ciascuno dei nostri 50.000 miliardi di cellule, è pari ad un'enciclopedia di 1.000 volumi. E quindi è una cosa molto, molto grande. E loro che ne hanno scoperto la struttura, no, hanno consentito di poterlo leggere. Ci sono voluti tanti anni per poterlo leggere tutto. Ci sono voluti 50 anni fondamentalmente, ma ora siamo in grado di leggerlo. E fra un po' compariranno i test commerciali, no? Paghi 1.000 euro e ti leggo tutto il tuo DNA, no? E poi ti metti lì a leggerlo, no? A, T, C, G, G, T, A, C, A, T, C, G. Non è una cosa così semplice leggerlo poi, no? Però puoi averlo tutto stampato, ecco, non è. E naturalmente, dopo pochi anni, si è capito il linguaggio, il linguaggio del DNA sono tutte parole di 3 lettere, tipo
per far del ben, non far del mal. No? Tanto è una cosa, eh? Tutto un linguaggio così, insomma. E sono parole di 3 lettere, ma le lettere sono solo 4, non sono 21 come nelle, quelle del nostro alfabeto. E la cosa estremamente interessante, no, è che se tu separi le 2 traversine, e beh, di fronte ad ogni A prendi una T, e di là dove c'era l'A e dove c'era la T prendi una A, di fronte a ogni C prendi una G, dove c'era la G prendi una C, no? E separi le 2 traversine, raccogli le altre molecole e fai una copia del DNA. Quindi 2 copie perfettamente identiche. E allora puoi dividere la cellula, da una cellula ne vengono 2 che hanno la stessa informazione. Tutti noi deriviamo da un'unica cellula, che è l'uovo fecondato, e poi ne facciamo 2, poi 4, poi 8, poi 16, poi 32. Poi queste cellule, quando ce ne sono alcune migliaia, cominciano a differenziarsi, no? E nessuno sa che cosa succede, perché sono tutte uguali queste cellule all'inizio. Però a un certo punto le cellule più esterne, no, acquistano delle caratteristiche diverse, no? Daranno poi origine alla pelle, al sistema nervoso. Le cellule più interne acquistano delle caratteristiche diverse, daranno origine al sistema digerente, al sistema respiratorio, eh? Con delle forze estremamente misteriose che guidano queste cose qua. Però intanto si comincia a capirci qualche cosa. Negli anni 70, quando si era già capito come si faceva a leggere il DNA, e l'industria ha trovato anche la capacità di costruirlo il DNA, no? Di mettere in piedi dei pezzi di DNA e di quindi la nascita della tecnologia del DNA ricombinante, no? Per cui, sapete, il DNA serve per dare le istruzioni alla nostra cellula per fabbricare delle proteine. Tutti noi siamo fatti da proteine, la struttura del nostro corpo è fatta da proteine. Il DNA contiene le istruzioni per fabbricare queste proteine. Ebbene, l'industria se n'è accorta, no? E ha cominciato a utilizzare il DNA per fabbricare. Perché basta prendere un pezzo di DNA, metterlo all'interno di una qualunque cellula, no? E questa cellula comincerà a fabbricare quella proteina. Le mettiamo un pezzo di DNA che fa l'insulina umana, la inseriamo nella cellula di un microbo, e questo microbo produrrà l'insulina umana. Ed è una cosa fantastica, perché abbiamo l'insulina per curare i diabetici. Quindi la tecnologia è stata meravigliosa, no? Abbiamo fatto delle cose veramente fantastiche. E Watson e Crick, credo Watson, questo qua di sinistra, ha formulato quello che si chiama il dogma della, pensate, nella scienza. Nel XX secolo, qualcuno che parla di dogma, il dogma della biologia molecolare. Ad ogni sequenza di DNA corrisponde una precisa proteina, ad ogni gene corrisponde una proteina. C'è un gene per ogni proteina, no? E questo spiega tutto. Crick ha scritto un libro, voleva chiamarlo La fine del vitalismo. Però l'editore... La fine del vitalismo cosa vuol dire? Vuol dire, no, non crediamo più alle palle che ci raccontano i preti, insomma, no, no, la vita la possiamo conoscere, no, abbiamo in mano il segreto della vita, però l'editore non ha voluto chiamarlo così il libro, ha voluto chiamarlo perché diceva ma la gente non capisce di cosa parli, per cui meglio dargli un nome, quindi l'hanno chiamato Uomini e molecole. È un libro interessante da leggere perché vede, proprio, ti dà proprio un'idea di questa visione meccanicistica del mondo. No, finalmente abbiamo trovato la macchinetta che potrebbe spiegare la vita. Sapete che qualche tempo fa c'è stato questo ricercatore, no, Craig, che ha annunciato di aver creato la vita. E in effetti lui ha costruito un DNA in laboratorio con delle determinate caratteristiche, l'ha inserito all'interno di una cellula batterica da cui aveva tolto il DNA e questa cellula viveva e faceva le cose che doveva fare con questo nuovo DNA.
Ma questo non è creare la vita, perché la cellula era viva. Quando riuscirà a creare la vita tutta in laboratorio, senza partire da niente, senza utilizzare niente di vivo per farla, no? E allora gli crederemo che sarà capace di creare la vita. Questo dogma è crollato, miseramente crollato, anche se è crollato grazie ai ricercatori, ai biologi molecolari che sono andati avanti nella conoscenza, 5 anni fa. 5 anni fa, quando si è mappato tutto il genoma umano, ci si è accorti che noi abbiamo circa 100.000 proteine diverse nel nostro corpo. Però di geni, cioè di sequenze di DNA capaci di produrre proteine, ce ne sono solo 30.000. Come? 100.000 proteine e 30.000 geni. E da dove vengono le altre proteine? No? Perché... E poi e tutto il resto del DNA? Si sapeva già da tempo che gran parte del DNA che abbiamo non serviva a, non veniva copiato per produrre proteine. E infatti lo chiamavano, no? I biologi molecolari lo chiamavano, ma questo è DNA spazzatura. Sono residui dell'evoluzione, no? Quando eravamo scimmie, di quando eravamo pesci, no? Sono ancora roba vecchia che non serve più, non si capiva che cosa serviva. E, però a molti di noi diceva, ma cerchiamo di essere un po' più umili, no? Non è tanto un DNA spazzatura magari questa roba qua, magari serve a qualcosa che non sappiamo. Però effettivamente ci sono solo 30.000 geni. Ebbene, perché i geni non sono l'unica informazione. Un gene produce una proteina, ma questa proteina viene modificata dopo. Un gene può produrre delle proteine diverse perché attiva alcune delle sue parti e non altre. È sulla base di interazioni importantissime anche col mondo in cui viviamo. E adesso, no, moltissima della ricerca si fa proprio per capire, no, come fanno i geni, no, a generare proteine diverse. E poi la grande scoperta anche degli ultimi anni, questa è una scoperta che è difficile da datare, no? Probabilmente risale, cioè, i primi sospetti c'erano già 40 anni fa. Io mi ricordo quando parlavo con il professor Tomatis era il direttore dell'Agenzia per la ricerca sul cancro di Lione. E io, no, fresco di studi, quando sono andato a lavorare là, pensavo che il DNA, no, il DNA ci spiega le proteine, no, è tutto molto chiaro, insomma, no, e spiega anche come, no, è la base della spiegazione della evoluzione, no, del darwinismo, no, chiaramente se c'è un'alterazione del DNA vengono fuori degli organismi diversi, se questi organismi sono adatti al mondo in cui devono vivere, vivranno, se non sono adatti moriranno, no? Ma, quindi l'alterazione del DNA è la base, no, del meccanismo della selezione naturale, no, che permette poi la selezione naturale. E però Tomatis mi diceva allora, sì, però io penso che anche Lamarck aveva ragione. Vi ricordate Lamarck, no? C'erano Darwin e Lamarck, le due grandi teorie, no? Lamarck aveva la teoria che l'evoluzione dipendesse dalla eredità dei caratteri acquisiti, no? Mi ricordo quando ero piccolo a scuola mi spiegavano, no, che alla giraffa veniva il collo lungo, no, perché non arrivava a prendere, allora però quelle più alte ci arrivavano, no, e allora, no, a furia di favorire quelle più, no? Ma queste erano fesserie naturalmente, no? Però in realtà ci possono ereditare dei caratteri acquisiti. E la grande prova è venuta con la fame che c'è stata in Olanda durante l'occupazione nazista. C'è stato un anno in cui veramente non c'era niente da mangiare, tutti hanno fatto la fame in un modo terribile.
Ebbene, anche le donne gravide hanno fatto la fame e i figli di queste donne gravide hanno avuto un destino un po' con un maggior rischio di ammalarsi, si ammalano di più di diabete, diventano più facilmente obesi, si ammalano di più di malattie di cuore, si ammalano di più anche di cancro. Ma la cosa sorprendente è che anche ai nipoti succede la stessa cosa. Perché il nostro ambiente è capace di modificare non l'informazione che c'è nel DNA, quella A, T, C, G rimane sempre uguale, ma è capace di modificare la nostra capacità di esprimere quei geni. Ci sono dei meccanismi, sono fondamentalmente tre quelli conosciuti, che si chiamano la metilazione del DNA. Se noi attacchiamo dei metili al DNA, il gene non viene più espresso. Per cui parte del DNA metilato, parte no, ma l'ambiente in cui viviamo può influire questo. Un altro meccanismo è la acetilazione degli istoni. Gli istoni sono le proteine a cui la doppia elica del DNA, attorno a cui la doppia elica del DNA si avvolge. E a seconda di come sono queste proteine, il DNA può essere letto oppure no. Se devono essere acetilati perché lo si legga bene. E poi una scoperta proprio degli ultimi anni, ci sono i cosiddetti microRNA. Sapete, il DNA viene tradotto in RNA e poi l'RNA è quello che entra nelle macchinette per fare le proteine. Ma ci sono degli RNA che non danno origine delle proteine, ma che servono per andare a fare funzionare o a bloccare il funzionamento di certi geni. E tutte queste cose interagiscono fra di loro in un modo estremamente complesso. Cioè, negli ultimi anni abbiamo scoperto che quella illusione di poter capire tutto leggendo il DNA era un'illusione. E che le cose, a ogni grande scoperta si apre una enormità di ignoranza. Quindi altro che il dogma centrale della biologia molecolare. Non c'è più quel dogma, non ci sono più dogmi. Ebbene, l'ambiente influenza queste cose, la dieta influenza queste cose. Quello che noi mangiamo influenza la metilazione del DNA, influenza l'acetilazione degli istoni. Quindi noi con quello che noi mangiamo possiamo influenzare il funzionamento del nostro DNA. Non possiamo cambiare il nostro DNA, però rimane sempre uguale. Beh, delle radiazioni cosmiche possono danneggiare il nostro DNA, possono dei veleni, delle sostanze cancerogene chimiche, sì, possono, no, non sono cose che possiamo fare noi, però noi possiamo influenzare il funzionamento del DNA. Sapete, la conoscenza del DNA aveva aperto un business clamoroso, che è quello del brevetto dei geni. Migliaia di geni umani sono stati brevettati, no? Qualcuno li ha letti, no? Questo qui serve per questo e io lo brevetto. Così chiunque possa fare una cosa che agisce su questo gene deve pagarmi le royalties. No, siamo arrivati a queste follie. Pensate che 10 anni fa, no, le grandi compagnie avevano cercato di comprare tutto il DNA di tutta la popolazione dell'Islanda e anche di tutta la popolazione dell'Estonia, dell'Estonia, perché pensavano: noi abbiamo il DNA di tutti, poi andiamo a vedere di che cosa muoiono, no? Andiamo a vedere le differenze che ci sono nel DNA, no? E scopriamo quindi quali sono le caratteristiche, no? La medicina predittiva, la grande illusione della medicina predittiva, no? Adesso il grande business si è un pochettino spostato, non sanno più cosa farsene di tutto quel DNA di tutti gli islandesi, perché hanno capito che non basta conoscere il DNA, conoscere le differenze di DNA per capire che cosa succederà alla gente. Però si sta scoprendo che con dei farmaci, con delle sostanze anche dell'alimentazione, possiamo influenzare l'espressione del DNA. E allora il grande business adesso, no, diventa quello di trovare questi farmaci. Qui, ecco, vi ho parlato di questa rivoluzione scientifica.
E adesso parliamo un pochettino, volevo rendere un po' un omaggio a... Mi ero ripromesso anche di ristudiare un pochettino queste cose che ho letto da ragazzo, però non ho avuto tempo di farlo. No? Allora volevo rendere l'omaggio, un omaggio a questi personaggi, questo è Maurice Schlick, che hanno, ce ne sono altri, tanto importanti se volete, però ho scelto quelli che ho avuto occasione di conoscere un pochettino leggendo parte delle loro opere. Qui siamo all'inizio del Novecento, a Vienna, in questo grande lavoro di lettura della filosofia del linguaggio, il lavoro di Wittgenstein. E tutti questi personaggi sono stati molto influenzati da Ludwig Wittgenstein. Questo è Maurice Schlick ed è quello che ha formulato per la prima volta il principio di verificabilità, che è un principio di demarcazione fra la scienza e la metafisica. Tutte le proposizioni che non sono verificabili sono prive di senso, sono delle proposizioni che lasciamo nella metafisica, che non lasciamo nelle... Prive di senso non vuol dire che siano false, vuol dire che non sono verificabili, no? Possiamo benissimo esprimerle, no? Però non hanno senso per quanto riguarda la base della conoscenza umana, che è la scienza. Schlick ha influenzato molto il cosiddetto Circolo di Vienna, è stato un po' il manifesto poi del Circolo di Vienna è stato dedicato a Schlick. Erano questi personaggi, scienziati, medici, scrittori, filosofi, no, che si riunivano per discutere, no, sull'analisi del linguaggio e la filosofia della scienza. E poi Schlick è stato assassinato, mi sembra nel 1936, sulle scale dell'università da uno studente nazista, e gran parte degli altri membri del Circolo di Vienna sono scappati invece, sono andati in Inghilterra e negli Stati Uniti. Poi diciamo la tradizione si è trasferita molto sia a Boston, sia non a Boston, a Chicago. Ludwig Carnap, che è stato uno dei filosofi più pregnanti e che hanno influenzato di più anche la scienza, non solo la filosofia della scienza, ma anche il comportamento degli scienziati. Il compito principale dell'analisi logica di una proposizione è di esplicitare il metodo di verifica di tale proposizione. No? Soltanto le proposizioni che descrivono dei dati di esperienza, no? E che possono essere verificate ci consentono di costruire l'immagine logica del mondo. Rudolf Carnap è un grande scrittore, anche scrive molto molto bene, molto bello leggere. Otto Neurath dice va bene, però ogni nuova proposizione deve essere confrontata non soltanto con il dato empirico, ma con il sistema di proposizioni, con il riferimento che noi abbiamo. È bella questa frase che dice: siamo come marinai che devono ristrutturare la loro nave in mare aperto e che non sono in grado perciò di ricominciare da capo. Tutti noi partiamo da una storia, c'è una storia di conoscenza, abbiamo una filosofia alle spalle, dobbiamo fare i conti con le nostre conoscenze. Ma il grande per me, il grande è Karl Popper. Karl Popper, La logica della scoperta scientifica, 1936 credo, la prima pubblicazione. Per lui il criterio di demarcazione fra la scienza e la non scienza, fra la scienza e la metafisica, fra il senso e il non senso, è la falsificabilità. Ogni tua affermazione, no, è sensata, è scientificamente valida, se puoi immaginare di costruire un esperimento che la falsifichi, cioè che dimostri che non è vera. Se non puoi dimostrare, se non hai nessuna possibilità di dimostrare che la tua proposizione non è vera,
vuol dire che la tua proposizione non vale niente. Questo è il criterio di falsificazione. Allora è stato molto criticato anche, soprattutto dall'Akatosh, che poi vediamo, Popper, per questo criterio così rigido, no? Se tu dici una frase, l'esempio classico, no, proprio da filosofia della standa, no, è una frase, tutti i cigni sono bianchi, no? È una frase scientifica, sì o no? Sì, è una frase scientifica, valida. Hai la possibilità di falsificarla, basta vedere un cigno che non sia bianco, no? Esistono, raramente si vedono i cigni neri che falsificano questa proposizione. Questa cosa è stata molto molto criticata, è stata molto criticata soprattutto perché vale teoricamente, ma poi in pratica, per fare un esperimento che è capace di falsificare, bisogna farlo bene questo esperimento, e non è facilissimo farlo bene. Magari ti sbagli, no? Per cui rischi di falsificare una strada di conoscenza, no? Di dichiarare falsa, che lì non si deve andare avanti in quella dichiarazione, ma la qualità del tuo esperimento non era così alta, no? Per cui quand'è che puoi essere sicuro della validità del tuo esperimento? Però io l'ho sempre presa come una regola etica per lo scienziato. Questo è il simbolo di uno dei nostri grandi studi, grandi, piccolo in realtà, no? È il nostro studio delle 11.000 donne della provincia di Varese che a metà degli anni 80 ci hanno dato dei campioni di sangue, ci hanno dato delle informazioni sulla loro vita che seguiamo ancora adesso per vedere chi si ammala e chi non si ammala. Ordet vuole ormoni e dieta nella eziologia dei tumori. Però ci piaceva questo nome Ordet, perché Ordet era anche il titolo di un film di Dreyer. Chi ha visto Ordet? 2? 3? Non tanti, eh? È un film un po' pizzoso, però è molto molto bello, molto, veramente è un grande capolavoro di Dreyer. Più famoso di Dreyer è la Giovanna d'Arco. È anche più tollerabile, no? per un cineofilo moderno, insomma, no? Che Ordet vuol dire, in danese vuol dire il verbo. Ci piaceva anche per questa ragione che Ordet il verbo. Ebbene, abbiamo scelto questo simbolo che rappresenta delle oche. Rappresenta delle oche perché perché Popper diceva che le ipotesi scientifiche devono essere come le oche, cioè devono offrire un lungo collo alla mannaia del carnefice, devono essere formulate in modo che siano falsificabili. Noi avevamo un'ipotesi scientifica abbastanza importante allora, no? Era che gli ormoni, e in particolare un ormone, fosse un fattore causale del cancro della mammella, no? L'ipotesi era nata nel 1964, anzi un po' prima, però nel 64 è stato pubblicato il lavoro di questo endocrinologo dell'Istituto dei Tumori, si chiamava Grattarola, che lui studiava le caratteristiche ormonali delle donne con cancro delle mammelle e le confrontava con quelle delle donne sane. E aveva esaminato queste donne che si erano ammalate giovani di cancro della mammella, aveva fatto una biopsia dell'endometrio. E sapete, quando noi si guarda al microscopio l'endometrio si può capire se è stata fatta la biopsia prima dell'ovulazione, quando l'endometrio cresce, no? O dopo l'ovulazione, quando l'endometrio invece produce soltanto dei secreti per consentire all'uovo di annidare. E lui faceva la biopsia dell'endometrio nella seconda metà del ciclo e aveva scoperto che l'endometrio era ancora proliferativo, cioè era ancora come nella prima metà del ciclo, cioè queste donne non avevano ovulato. E quindi ha ipotizzato che questo difetto di ovulazione fosse una causa del cancro della mammella. Il difetto di ovulazione dipende dal fatto che l'ovaio è troppo spesso e il tessuto interstiziale dell'ovaio è troppo ipertrofico, no? E allora i follicoli che contengono l'uovo non riescono a rompersi, no? E questo tessuto interstiziale dell'ovaio è quello che produce il testosterone, quello che produce gli androgeni, che poi vengono trasformati in estrogeni nel follicolo. E allora aveva ipotizzato che gli androgeni fossero
veramente l'indicatore dell'alto rischio di ammalarci di cancro della mammella. E allora, quando noi siamo arrivati, io non l'ho conosciuto personalmente Gratarola, perché era ancora vivo quando io sono arrivato qui nel 75, ma è morto pochi anni dopo, e però abbiamo cercato di portare avanti la sua, con i suoi assistenti, il dottor Segreto, la sua ipotesi, e siamo andati a misurare gli ormoni androgeni nelle donne ammalate di cancro della mammella, in particolare nelle donne giovani con cancro della mammella e nelle donne giovani senza cancro della mammella. Abbiamo trovato che effettivamente il testosterone era alto nelle donne che avevano il cancro della mammella. Ma allora ci siamo chiesti se ma sarà il cancro che fa sì che causa queste alterazioni o sono queste alterazioni che favoriscono il cancro? E poi sono proprio queste alterazioni oppure sono delle altre cose che causano il cancro ma che causano anche queste alterazioni degli ormoni? E allora abbiamo detto che abbiamo bisogno di sapere com'erano gli ormoni prima che comparisse il cancro. E così abbiamo inventato questo studio ORDET, abbiamo reclutato quindi queste... sì, abbiamo pubblicato i risultati nell'84, quindi 20 anni dopo l'osservazione di Grattarola abbiamo pubblicato i risultati degli studi in cui confrontavamo le donne sane con le donne malate e la concentrazione degli ormoni nel sangue. E poi abbiamo progettato ORDET. L'abbiamo progettato con un'attenzione maniacale alla qualità, perché volevamo essere sicuri di poter falsificare questa ipotesi, di poter dire no, non è vero che il testosterone è alto prima della comparsa del cancro. No? E, per cui facevamo il prelievo in un determinato giorno del ciclo mestruale, facevamo il prelievo tra le 8 e le 9 del mattino perché il testosterone cambia nel corso della giornata. Davamo a tutte queste signore una saponetta, tutti la stessa saponetta, perché si lavassero la faccia alla sera e quando venivano al mattino per fare il prelievo non dovevano lavarsi la faccia, perché misuravamo la produzione di sebo, la produzione di sebo è un indicatore dell'attività del testosterone. E poi contavamo tutti i peli superflui di queste signore, perché anche quei peli superflui sono un indicatore dell'attività del testosterone. Ebbene, ci abbiamo messo 20 anni prima di arrivare a un sufficiente numero di casi nelle donne giovani, la pubblicazione del 2004, no? In cui si dimostra che il testosterone alto nelle donne giovani è associato a un maggior rischio di cancro della mammella. Però non è detto che sia la causa. Abbiamo trovato anche che l'insulina è alta e l'insulina fa aumentare il testosterone. E allora sarà il testosterone che agisce? Sarà l'insulina che agisce sia aumentando il testosterone sia aumentando il rischio di cancro della mammella, no? E così via. No? Però volevo commentarvi questo semplicemente per spiegarvi l'attitudine popperiana che abbiamo avuto nella progettazione dei nostri studi per falsificare questa ipotesi. Dopodiché abbiamo poi cominciato gli studi Diana, dieta e androgeni, come fare con la dieta a tenere basso il testosterone. No? Li abbiamo cominciati in realtà nel 95, perché questa storia che vi ho detto dei 20 anni, dal 64 all'84 al 2004, è per il cancro della mammella nelle donne giovani, ma siccome il cancro è più frequente nelle donne dopo la menopausa, la prima pubblicazione di ORDET è stata del 2006, no? Ed è così che nel 2006 abbiamo iniziato il primo studio Diana nelle donne dopo la menopausa per vedere come fare abbassare il testosterone e l'insulina. Thomas Kuhn è proprio quello che ha sviluppato la teoria delle rivoluzioni scientifiche. Dice la scienza avanza per anni e anni e anni, per decenni, per centinaia di anni, lungo un determinato, accettando certi paradigmi, no? E poi a un certo punto si accumulano tante anomalie, questi paradigmi non sono più capaci di spiegare le cose. E la teoria tolomaica non era più capace di spiegare le osservazioni fatte dagli astronomi, no? Quando Copernico e Galileo hanno cominciato a ipotizzare, no? La teoria eliocentrica e allora ogni tanto c'è una rivoluzione scientifica. Vi ho illustrato prima la rivoluzione scientifica che c'è stata nel 2007 quando è crollato il dogma, no, centrale della biologia molecolare, no, che ad ogni gene corrisponde una proteina. Thomas Kuhn, bellissimo libro anche suo, Le rivoluzioni scientifiche.
E questo è il rivoluzionario, Paul Feyerabend. Paul Feyerabend che dice, ma tutte queste cose qua sono palle, no? Le rivoluzioni scientifiche, il modo di questi filosofi che cercano di descrivere il modo di agire degli scienziati. In realtà gli scienziati sono dei grandissimi opportunisti, no? Che cercano anche di imbrogliare pur di salvare la loro ipotesi, no? Però magari hanno ragione, no? E dice la scienza è anzitutto un'impresa impura, nel senso che è generata, nutrita e orientata da forti componenti culturali, sociali, ideologiche e oggi aggiungiamo economiche. Ci sono interessi e fini reali molto più che astratti dettami teorico epistemologici a guidare e sviluppare il cammino del sapere. La sua analisi si chiama contro il metodo. Contro il metodo è un'analisi dei ragionamenti di Galileo, no? E lui sostiene in contro il metodo, è molto bello da leggere, che Galileo imbrogliava, no? Era talmente convinto della sua teoria, no? Che cercava di bypassare delle anomalie. Imre Lakatos. Imre Lakatos è stato un... è partito come popperiano anche lui, no? Però si è reso conto che non aveva senso di un falsificazionismo ingenuo, no? Di abbandonare un'ipotesi semplicemente perché l'esperimento non è riuscito. Lui ha sviluppato queste teorie dei programmi di ricerca. E quando c'è un programma di ricerca, allora gli scienziati difendono, no? Costruiscono una cintura euristica protettiva al nucleo teoretico del programma di ricerca, no? Difendendolo dai tentativi di falsificazione, con una serie di ipotesi ausiliarie, ma magari no, non è proprio così, l'esperimento non è riuscito, ma magari non è riuscito perché o non è stato fatto bene, oppure perché ci sono delle altre cose che spiegano perché non è riuscito, no? Dobbiamo difendere la nostra teoria, no? Ed è estremamente interessante, sapete, perché la teoria androgenica del cancro della mammella negli anni 70 ha subito una sconfitta paurosa, no? Perché negli anni 70 alla fine degli anni 70 è stato scoperto il tamoxifene. Il tamoxifene che è un antiestrogeno. Ebbene, a questo punto, no, visto l'efficacia del tamoxifene che si è dimostrata negli anni 80, tutto era spiegato, è un antiestrogeno, quindi quello che causa i tumori della mammella è l'eccesso di estrogeni, non è l'eccesso di androgeni. Per cui la ricerca sugli androgeni non veniva più finanziata, nessuno era più interessato agli androgeni. Perché tutto era spiegato dagli estrogeni. Quindi diventava questo nostro programma di ricerca sugli androgeni un programma di ricerca regressivo, mentre il programma di ricerca sugli estrogeni era un programma di ricerca progressivo. E tutti gli investimenti andavano lì. E infatti poi hanno investito tantissimo, l'industria ha investito tantissimo per poter arrivare a dei farmaci migliori del tamoxifene per quando sarebbe scaduto il brevetto del tamoxifene, perché adesso il brevetto del tamoxifene è scaduto, non interessa più nessuno curare la gente con il tamoxifene perché non costa niente. Bisogna usare adesso gli inibitori dell'aromatasi che sono un pochettino più efficaci del tamoxifene. E adesso stanno tutti lavorando per trovare i nuovi farmaci che ti permettono di fare un sacco di affari quando scadranno i brevetti degli inibitori dell'aromatasi. L'aromatasi è l'enzima che trasforma gli androgeni in estrogeni, no? Quindi impedisce la trasformazione del testosterone in estradiolo, no? E quindi... Però non si sa se il rischio da testosterone alto, che abbiamo riconfermato in numerosi studi, è perché il testosterone è un precursore degli estrogeni, oppure se agisce lui direttamente, oppure se è un indicatore di altri squilibri metabolici legati all'insulina. È molto più quello che non sappiamo che non quello che sappiamo. Però sappiamo che possiamo fare qualche cosa. Ed è stata la logica dei progetti Diana, no? Benissimo, abbiamo scoperto che c'è un quadro metabolico tale per cui chi ha questo quadro metabolico si ammala di più. Glicemia alta, insulina alta, testosterone alto, dopo la menopausa anche gli estrogeni alti, no? Ebbene, allora bisogna fare in modo di cambiare il nostro stile di vita in modo da
silenziare quei geni che favoriscono la produzione di questo quadro metabolico, no? E di attivare quei geni invece che... E allora uno potrebbe pensare alle pillole che attivano i geni o che silenziano i geni. E però nessuno ci è mai arrivato, nessuno è mai riuscito a trovare le pillole giuste. Per cui noi abbiamo scelto un'altra strada. Le cose sono così complesse e ci siamo detti non possiamo che affrontarle con la complessità, cambiando tantissime cose. Sapete, quando abbiamo mandato in pubblicazione i risultati del primo progetto Diana, il primo progetto Diana erano 100 signore milanesi in menopausa, divisi in due gruppi, metà da una parte, metà dall'altra, metà faceva una dieta per ridurre l'insulina nel sangue, perché riducendo l'insulina si riducono i fattori di crescita, riducendo l'insulina si riducono gli androgeni e si riduce la glicemia, sapete, no? La glicemia alta favorisce lo sviluppo del cancro. E allora abbiamo fatto una dieta che contenesse cereali integrali, che contenesse legumi, che contenesse tante verdure, che non avesse zucchero, che non avesse farine raffinate, che non avesse tanta carne, anzi che non avesse carne, che non avesse formaggi che fanno funzionare male l'insulina e che fanno aumentare i fattori di crescita. E abbiamo ottenuto tantissimi risultati. Abbiamo abbassato il testosterone, abbiamo abbassato gli estrogeni, abbiamo abbassato il colesterolo, i trigliceridi, abbiamo abbassato la glicemia, abbiamo fatto aumentare le proteine che ci difendono dai fattori di crescita dagli ormoni sessuali. E quando abbiamo mandato questo lavoro in pubblicazione, i ricercatori a cui vengono mandati gli articoli prima di pubblicarli, per farli criticare, no? Per dire se è una roba valida quella che vi ha mandato, ci hanno scritto: voi avete cambiato tante cose, cioè avete modificato lo stile di vita in tanti modi e avete ottenuto tanti risultati, ma non sapete che cosa ha cambiato cosa. E quindi il vostro lavoro non vale rigorosamente niente, non ha nessun valore scientifico. È molto interessante questo atteggiamento, che è l'atteggiamento veramente riduzionista, è un atteggiamento in cui per capire le cose bisogna cambiare una cosa. Togliamo lo zucchero e vediamo che cosa succede, no? Però puoi mangiare il miele, puoi mangiare l'aspartame, no? Puoi mangiare la stevia, puoi mangiare la farina bianca, no? E allora scopriamo che non cambia niente, no? E allora lo zucchero non è la causa della patologia, no? Ma no, capisci? Non bisogna cambiare tutto quello che fa aumentare la glicemia nel sangue, no? Perlomeno questo qui è il nostro punto di vista. Di nuovo stiamo difendendo questo programma di ricerca basato sulla complessità. Da un lato la biologia molecolare, come vi dicevo prima, è piombata in un abisso di complessità da cui non riesce a uscire, no? Perché è difficilissimo uscirne. E dall'altro, no? Noi difendiamo il fatto che il cambiamento deve essere globale, deve essere complessivo. Ah, un piccolo omaggio a Wittgenstein, con l'inizio del Tractatus, il mondo e la totalità dei fatti, e la fine del Tractatus, di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. No? E questo è, no, il criterio di significanza, no? Il criterio di senso, no? che ha poi influenzato il neopositivismo. Sapete, Leonardo, ne parlo nella prefazione che ho fatto al libro di Bruno, Leonardo non era andato a scuola, era un figlio illegittimo, è vissuto in campagna, e aveva un tutore molto bravo a cui era molto affezionato e che l'ha aiutato molto, e ha cominciato a osservare la natura, a osservare e a descrivere la natura. Non ha avuto la possibilità di andare all'università. E questa è stata la sua fortuna, perché non gli hanno messo in testa i principi aristotelici, cioè i principi, no, di quelli che non si possono criticare. Quindi lui si è costruito l'osservazione del mondo da se stesso. Quando è venuto poi a lavorare a Milano, siccome qua c'erano i grandi baroni dell'università, lui non sapeva il latino, e che parlavano latino e che facevano le loro, no, avevano le loro conoscenze sicure, no, veramente l'episteme.
E lui pare che abbia cominciato a studiare il latino per potersi a un certo punto difendere da questi cervelloni. E veramente anche oggi, no? Anche oggi c'è da chiedersi che per permetterci di fare dei passi avanti, di rivoluzionare la conoscenza, dobbiamo uscire dagli schemi. Ebbene, Giorgio Sawa è un altro, no? Che apparteneva a una famiglia povera, no? Che non è andato all'università, no? E che ha, quindi si è protetto da questa occidentalizzazione della cultura giapponese anche che c'è stata in questo ultimo secolo, drammaticamente, no? E ha comunque saputo, no? Recuperare e presentare all'Occidente, no? La filosofia dell'Estremo Oriente. Vedete, è nel Cinquecento che il dato empirico diventa proprio il fondamento del conoscere. E poi l'hanno teorizzato i filosofi dopo. E per dare un fondamento durevole al dato empirico, bisogna, siccome ci sono sempre delle cose strane, delle diversità, delle condizioni diverse, no, bisogna, no, per ricondurle ad una regolarità di leggi, no? Ed è stata la matematica che ha consentito questo. Il Galileo, no? Dice il mondo è scritto in linguaggio matematico. Quindi la matematica diventa essa stessa una metafisica, immanente all'oggetto. Ce ne vediamo le cose attraverso la matematica, cioè le facciamo rientrare le cose nelle leggi. Quindi nasce la metafisica della concezione meccanicistica del mondo. E l'ideologia della realtà come costruzione matematica si va insinuando proprio come presupposto all'osservazione. È vero che noi osserviamo il mondo, no? Però lo osserviamo con gli occhiali, con gli occhiali della teoria scientifica che ci permette di vedere, no? Vedere la sua coerenza con le leggi. Il metodo scientifico, l'ipotesi, l'osservazione, ma il modello interpretativo, e anche oggi la scienza funziona così, con i modelli interpretativi. Quindi l'ipotesi stessa risente della teoria che l'oggetto sia l'espressione di leggi fisico-matematiche, meccaniche. Prima ancora di osservare l'oggetto si presuppone che ci sia un meccanismo che possa essere ridotto in parti semplici. Per cui nascono queste aberrazioni, come il dogma della biologia molecolare, no? Dobbiamo fare una legge, no? Farla rientrare. Per anni e anni abbiamo lavorato con il dogma, che ha permesso effettivamente di fare grandi scoperte, questo dogma della biologia molecolare, permette di leggere il DNA, insomma, no? Fino a quando ci siamo accorti che non reggeva quel dogma, no? Non era una legge giusta. Quindi non si osserva l'oggetto così com'è, ma come diventa in seguito l'opinione dell'osservatore. E l'oggetto è costretto ad obbedire. Presupposto, la nostra teoria è che se non ci sono molecole, non ci può essere effetto, no? Perché noi invece la teoria omeopatica dice che le molecole hanno influenzato il mezzo in cui noi le mettiamo, no? E oggi ci sono sempre più dati che mostrano che effettivamente l'acqua, no? L'acqua, questa meraviglia che è l'acqua, no? Sapete, noi siamo fatti di acqua. Si dice, no, che il nostro corpo è fatto per il 75-80% di acqua, ma in realtà se noi contiamo le molecole che ci sono nel nostro corpo, il 99% delle molecole del nostro corpo sono molecole di acqua. E l'acqua, no, è un mezzo vivo, è un mezzo in cui ci possono essere, no, in cui vengono trasmessi dei campi elettromagnetici. Però non è questo l'argomento di questa sera. Addirittura, vedete, affinché gli oggetti si esprime così, sembra una, gli oggetti appaiono chiari, distinti, no? L'espressione di Galileo proprio, vengono falsificati in modo che obbediscano ad una chiarezza presupposta. Il modello interpretativo ricostruisce l'oggetto ridotto all'obbedienza secondo i concetti già presupposti. Lo scienziato contemporaneo che nega la realtà di ciò che non rientra nei suoi criteri è come il giudice che ammette solo i testimoni che incolpano l'imputato, o viceversa, quelli che lo discolpano.
la scienza diventa un falso ontologico, un dogma metodologico arrogante, perché la realtà è tradotta soltanto in oggetti intelligibili alla scienza. Il farmaco omeopatico non può essere la realtà, no, non fa parte della realtà. Invece che adeguare lo strumento all'oggetto, si modifica l'oggetto per adeguarlo allo strumento. Naturalmente il metodo scientifico è un valido attrezzo per scrutare quella parte di realtà che obbedisce alle leggi fisico-matematiche e che consente la costruzione delle macchine, no? Che consente la nostra civiltà fondamentalmente, quindi è molto valido comunque. Si mostra però inadeguato nell'indagine sugli organismi viventi, perché l'organismo vivente non si presta ad essere disgregato senza cessare di essere organismo. Una macchina la puoi smontare e rimontare, l'organismo vivente non lo puoi smontare e rimontare. Neanche Craig ci è riuscito, no? Non ha smontato e rimontato. Ha utilizzato una cellula vivente, gli ha soltanto cambiato il DNA. Perché ciò che connota l'organismo vivente è la sua unità. È l'organismo stesso che produce, struttura, organizza la propria unità, fregandosene della scienza. E a noi non resta che limitarci a riconoscerla, a prenderne atto di questa unità. Ah, non so, forse abbiamo fatto tardi. Che ore sono? Ah, no, no, va bene, ancora 10 minuti, brevissimo proprio. Basta filosofia, un pochettino di applicazioni pragmatiche. Questo signore è Dennis Burkitt, di cui vi ho già parlato tante volte. È Dennis Burkitt, quel medico missionario inglese che ha descritto il linfoma di Burkitt dei bambini e che ha anche ipotizzato, no, che l'alimentazione influenza la salute dell'intestino e che le fibre, che una dieta ricca di fibre influenzi la salute dell'intestino. È quello della famosa diapositiva di cui vi parlo sempre, no? Quella dei quattro, la diapositiva divisa in quattro, dove c'è l'ospedale grande europeo e l'ospedale piccolo africano. Vicino all'ospedale grande europeo c'è la fotografia della cacca di un europeo, no? E vicino all'ospedale piccolo africano c'è la fotografia della cacca di un africano. Quindi conclude dicendo, no? Vedete, cacca piccola, ospedale grande, cacca grande, ospedale piccolo. Questo è Dennis Burkitt, no? E poi sapete che c'è tutto questo mondo alternativo della medicina, no? Che diceva Burkitt ha dimostrato che le fibre proteggono dal cancro dell'intestino e della malattia dell'intestino. Lui non aveva dimostrato niente, lui aveva solo osservato, aveva fatto un'osservazione empirica, no? Aveva generato un'ipotesi, no? E poi ci è voluto tanto tempo per saggiare questa ipotesi, che le fibre proteggano l'intestino, no? E allora vi mostro questi due studi. Lo studio EPIC, il nostro studio in cui seguiamo 500.000 persone in Europa, è uno studio dell'Associazione Americana delle Persone, dei Pensionati, che segue 200.000 persone negli Stati Uniti, e siamo andati a vedere in questi studi la mortalità in funzione del consumo di fibre. E vedete che le fibre di cereali, in questi studi sono molto molto coerenti, trovano che le persone che mangiano più fibre muoiono meno, invece che morirne 100 in EPIC ne muoiono 96 e nell'ARP ne muoiono 83, di tumori, di malattie circolatorie ne muoiono 95 invece che 100, 77 invece che 100. Le cose in giallo sono quelle cose che sono statisticamente molto significative. Le malattie respiratorie, le malattie digerenti, le malattie infettive, tutte le cause di morte. E sono soprattutto le fibre di cereali che troviamo protettive, un pochettino le fibre delle verdure, non le fibre della frutta. Ebbene, molti anni dopo, 30 anni dopo, gli studi epidemiologici dimostrano che Burkitt verosimilmente aveva ragione. Però sapete, per essere sicuri che una cosa funzioni, bisognerebbe provarla con un esperimento proprio. E sono stati fatti degli esperimenti con le fibre, dando le fibre alle persone per vedere se si ammalavano di meno. Sono degli esperimenti sulle persone che hanno avuto siccome le fibre agiscono sull'intestino, si siamo andati a vedere l'effetto sui tumori dell'intestino. Si è lavorato con i pazienti che avevano avuto un polipo intestinale, che gli è stato tolto un polipo, sono stati divisi in due gruppi, a metà si dava
le fibre, Whole Bran della Kellogg, a metà si dava una roba che era uguale all'Whole Bran della Kellogg, schifoso come quello, ma che non conteneva fibre, e il risultato non veniva mai fuori, non veniva mai fuori, perché il risultato era che erano aumentati i polipi dell'intestino in chi prendeva le fibre. E allora è stato fatto un altro esperimento, ma allora non saranno le fibre di cereali, saranno le fibre solubili. Si è fatto un esperimento con le fibre dello psiglio, dare le fibre, e si è visto che i polipi aumentavano dando le fibre. Contrariamente a quello che si osservava, che invece i polipi sono meno frequenti nelle persone che mangiano fibre, che dichiarano di mangiare fibre. E in realtà, nei cereali ci sono le fibre, nelle verdure ci sono le fibre, ma ci sono tantissime altre cose. Quindi le fibre sono una delle tantissime componenti, non puoi dare solo la fibra. Nei cereali ci sono le vitamine antiossidanti, però tutti gli esperimenti che hanno dato le vitamine antiossidanti non hanno visto nessun miglioramento, anzi hanno visto il peggioramento della situazione. Nelle fibre ci sono i minerali, ma tutti gli esperimenti che hanno dato dei minerali per la prevenzione del cancro non hanno visto un miglioramento. Quindi se tu scomponi le cose, e vi ricordate cosa diceva qua? L'organismo vivente non si presta ad essere disgregato senza cessare di essere organismo. Se tu prendi il chicco di un cereale e separi l'amido, le proteine, le fibre, i minerali, le vitamine e poi altre sostanze che ci sono dentro, no? E poi le rimetti assieme e ti dai una pillola, e non funziona. Ma il cereale funziona. Guardate che chi mangia cereali si ammala meno di tutte queste malattie, cereali integrali naturalmente. Questa è una vecchia diapositiva e adesso sarebbe da aggiornare, che sono tutti gli esperimenti che sono stati fatti sull'uomo, su migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone, dando delle sostanze protettive, sulla base di studi che erano stati fatti. Si era visto che i fumatori che mangiano tanto beta-carotene si ammalano meno di cancro del polmone, che i fumatori che hanno livelli di beta-carotene nel sangue si ammalano meno di cancro del polmone, allora ci diamo noi il beta-carotene, vedete questo grande studio qua, ATBC, è stato il primo, questo è stato il secondo. ATBC dava beta-carotene e dava anche vitamina E. Ebbene, erano 30.000 fumatori, di cui 7.500 prendevano beta-carotene, 7.500 prendevano vitamina E, 7.500 prendevano tutte e due, 7.500 prendevano una pillola che non conteneva niente. Dopo 8 anni tutti hanno ricevuto una lettera di smettere di prendere la pillola perché il cancro del polmone era aumentato del 16% in chi prendeva la pillola di beta-carotene. Allora sono andati subito a vedere lo studio che si stava facendo negli Stati Uniti, il CARET, usavano una dose più alta di beta-carotene e il cancro del polmone era aumentato del 28%. Ma nello studio ATBC si era visto che chi prendeva la vitamina E si ammalava un po' meno di cancro della prostata, sembrava. Ma non era un'ipotesi a priori, non ci avevano pensato prima, è venuto fuori così, no? E allora dico, benissimo. E poi c'era un altro studio che aveva mostrato, no? Questo studio davano il selenio per i tumori della pelle, per ridurre i tumori della pelle. In realtà i tumori della pelle erano aumentati, vedete, erano aumentati del 9%. Ma si erano ammalati meno di tumori della prostata. E così è partito il grande studio SELECT. Grande studio SELECT, 37.000 uomini negli Stati Uniti, un quarto prende selenio, un quarto prende vitamina E, un quarto prende selenio e vitamina E e un quarto prende il placebo che non contiene niente. Lo studio è stato interrotto perché adesso, questa è la diapositiva vecchia, perché è aumentato significativamente il cancro della prostata in chi prendeva la vitamina E ed è aumentato significativamente il diabete in chi prendeva selenio. E vedete, tutti questi studi sono fallimentari. L'unico studio che ha trovato qualche cosa è questo Suvimax, che usava
un mix di vitamine e minerali, ma tutti a basse dosi. E dava un po' di carotene, un po' di vitamina E, un po' di vitamina C, un po' di selenio, un po' di zinco, qualcos'altro c'era anche. E dopo tanti anni non ha visto niente nelle donne, vedete, nelle donne è aumentato un pochettino il cancro, ma poco poco, in un modo non significativo, ma si è ridotto il cancro negli uomini. E allora non riescono a capire bene perché, ma probabilmente, effettivamente, siccome ci sono degli uomini che mangiano veramente molto male, che non mangiano mai verdure, mentre non ci sono donne che non mangiano mai verdure, no? Probabilmente in alcuni di quegli uomini è possibile che questo piccolo cocktail di vitamine abbia fatto bene. Però anche loro hanno dei problemi, perché è aumentato un po' il cancro della prostata. In generale è diminuito il cancro complessivo, ma il cancro della prostata è aumentato, per cui c'è un po' di problema. Ebbene, nessuno degli studi meccanicistici che abbiamo fatto in 30 anni, no, ha dato un risultato convincente. E la ragione per cui noi ci siamo orientati a fare una cosa diversa, a tenere conto della complessità, e abbiamo ragionato che dobbiamo lavorare sulla sindrome metabolica. La sindrome metabolica è quella condizione in cui c'è il colesterolo un po' alto, i trigliceridi un po' alti, il colesterolo buono un po' basso, la glicemia un po' alta, la pressione un po' alta, la pancetta, no? Tutte queste cose qua. Il 20-30% delle popolazioni adulte ha la sindrome metabolica, e si è visto che la sindrome metabolica è associata al diabete, alle malattie cardiovascolari, al cancro, alle demenze, a tante altre malattie croniche. E ed è per questo che abbiamo progettato questo studio, in cui usiamo sia la dieta sia un farmaco. Usiamo questo farmaco che si chiama metformina. Quindi anche noi ci avventuriamo, no, su una cosa meccanicistica, ma ci avventuriamo per una ragione molto specifica. Perché tutto quello che sappiamo veramente della dieta oggi, la cosa più sicura che sappiamo oggi, è che se mangiamo poco ci ammaliamo di meno. E lo sappiamo perché 100 anni di esperimenti sugli animali di laboratorio hanno dimostrato, tutti coerenti gli esperimenti, se gli animali dai meno da mangiare, se gli dai troppo poco da mangiare muoiono. Se gli dai un po' meno da mangiare, vivono di più e si ammalano di meno di cancro, di cuore, di diabete, di sindrome metabolica. E 2 anni fa sono state studiate le scimmie, e noi siamo molto simili alle scimmie. Ebbene, il mangiare poco attiva tutta una serie di geni e disattiva altri geni. Quello che si è osservato è che la metformina è un farmaco che si usa per il diabete, è un farmaco che si usa da 50 anni per il diabete. È un farmaco che attiva gli stessi geni, che agisce sugli stessi geni che agisce la restrizione calorica, cioè il mangiare poco. Ed è per questo che vogliamo lavorare con le persone che hanno... Vorremmo lavorare anche con gli uomini, ma adesso abbiamo uno studio pilota sulle donne, che hanno il marker principale di sindrome metabolica, cioè un po' di pancetta, quindi circonferenza vita maggiore di 85 cm. E che hanno anche la sindrome metabolica però, cioè hanno anche o la pressione alta, o il colesterolo alto, o i trigliceridi alti, la glicemia alta. E allora li dividiamo in 2 gruppi, un gruppo che prende metformina, un gruppo che prende placebo, e però li dividiamo in realtà in 4 gruppi. A un gruppo, a tutti diamo le stesse raccomandazioni alimentari, ma a un gruppo lo aiutiamo anche a cambiare. Quindi avremo 4 gruppi, metformina e aiuto al cambiamento, metformina senza aiuto al cambiamento, placebo e aiuto al complemento, placebo senza aiuto al cambiamento. E nessuno sa che cosa sta prendendo. Adesso andiamo a vedere soltanto un prelievo di sangue, ma vorremmo fare uno studio su alcune migliaia di persone per vedere se riusciamo a ridurre la mortalità, a ridurre le malattie, perché
C'è sempre un rischio naturalmente, c'è sempre un rischio quando si fanno gli studi. Con la dieta non c'è nessun rischio, con i farmaci c'è qualche rischio. Infatti vogliamo assicurarci, no? Non prendiamo delle persone che hanno problemi renali, perché allora se hanno problemi renali potrebbe la concentrazione di questa sostanza potrebbe diventare troppo alta. No? Ma è una sostanza che si usa da 50 anni e che si usa molto bene e che non ci preoccupa tanto come effetti collaterali. Però un rischio teorico c'è. E vogliamo vedere se passa la sindrome metabolica? Ma già abbiamo dimostrato che passa. Con il progetto Diana abbiamo visto, dopo un anno, il 40% delle donne che avevano la sindrome metabolica non hanno più la sindrome metabolica. Quindi sappiamo che si può far regredire. Però il 60% ce l'ha ancora. Anche perché cambiare lo stile di vita è molto difficile. Per cui volevamo pensare di dare un aiutino allo stile di vita, no? Andando ad attivare gli stessi geni che vengono attivati dallo stile di vita. Lo studio è aperto, chi fosse interessato a partecipare basta che si misuri la circonferenza vita. C'è una signora che è venuta, che aveva cercato di prendere la circonferenza vita in ispirazione perché voleva partecipare allo studio, allora aveva gonfiato bene la pancia ed era più di 85 centimetri, ma la misuriamo nell'espirazione, no? Butti fuori l'aria e misuri la circonferenza vita. E fate un po' di pubblicità a questo studio, che non abbiamo un po' di fatica a reclutare i volontari per questo studio, ma il concetto è quello di agire sulla complessità. Questa metformina agisce almeno su una decina di geni diversi, no? Che sono gli stessi su cui agisce la restrizione calorica. No? Ma è tutto quello che abbiamo inventato nella dieta Diana, è un modo di aiutarvi a mangiare di meno riempendovi la pancia. Perché se voi mangiate i cereali integrali, saziano tanto. Se voi mangiate i legumi, saziano tanto. Per cui 70% di cereali integrali, 30% di verdure e un po' di legumi, ma anche 50% di cereali integrali e un po' più di verdure e legumi, no? Come base dell'alimentazione. Poi ci può essere di tutto, ma evitando le cose più estreme proprio, no? Evitando quelle cose, no? Che sono estremamente yin o estremamente yang, di cui abbiamo parlato il mese scorso. La sfida è veramente la complessità. E la nostra umiltà è dire, non ci capiamo niente di come funziona il nostro organismo, o ci capiamo molto poco, no? Per cui vediamo di aiutarlo ad autoregolarsi. Non siamo capaci noi a dargli la regola, lo aiutiamo ad autorisanarsi. Ad autorisanarsi mangiando che cosa? Mangiando il cibo che l'uomo ha sempre mangiato in tutte le popolazioni del mondo prima della rivoluzione industriale, cioè cereali non raffinati, legumi e verdure come base dell'alimentazione quotidiana. Ok, vedete, ho tirato un po' la filosofia dalla mia parte, eh? Ma va bene, le cose vanno così.